A lei la parola, deputato Mollicone, prego. Grazie Presidente, quest'ordine del giorno è omologo al provvedimento, cioè un provvedimento che riguarda gli interventi a sostegno delle imprese in virtù della crisi internazionale ucraina e in particolare su due aspetti determinanti. Il primo è il varo delle sanzioni verso la Russia, che ovviamente abbiamo condiviso lo scorso 8 aprile e dal 17 aprile, come da circolare il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto. La Guardia Costiera rende inaccessibile i porti italiani a tutte le navi battenti bandiera russa. Il divieto riguarderà anche le unità che hanno cambiato bandiera dopo il 24 febbraio, il giorno in cui sappiamo i carri armati russi hanno invaso l'Ucraina. In particolare l'articolo 3, sexies bis del regolamento UE, vieta l'accesso ai porti nazionali alle navi di bandiera russa dopo il 16 aprile 2022, una misura che si applica anche nei confronti delle navi che abbiano cambiato la propria bandiera da russa a qualsiasi altra nazionalità dopo il 24 febbraio 2022. Proprio su quest'ultimo punto la Guardia Costiera sottolinea che nel caso in cui le verifiche sul passaggio di bandiera da uno Stato all'altro non possano essere valutate con certezza sulla base delle banche dati a disposizione, si dovranno rintracciare le informazioni del Continuous Synopsis Record, cioè il registro detenuto dall'autorità marittima dove viene riportata tutta la vita di una nave. Questo divieto di approdo include anche la possibilità di gettare l'ancora in rada e riguarda in particolare ogni nave da passeggeri e le navi da carico con tonnellaggio superiore a 500 gross tonnage impiegate in attività commerciali e in navigazioni internazionali. L'Istat, colleghi, certifica che il traffico marittimo tra Russia e Italia, stante i dati del 2020, è pari per l'import a 4 miliardi di euro circa. Prendendo l'esempio dell'autorità di sistema portuale di Ravenna, delle 3.000 navi arrivate lo scorso anno solo a Ravenna, 500 provenivano dal Mar Nero, in particolare 200 dall'Ucraina e 160 dalle coste russe, rotte che al momento sono totalmente interrotte. Per lo scalo romagnolo passano il 40% dello scambio merci tra Italia e Ucraina. Mentre fino all'ultimo pacchetto di sanzioni il divieto riguardava solo le navi, adesso cominciano ad esserci divieti anche per le merci, ha spiegato Musolino, presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale, come carbone, carburanti fossili e solidi. Insomma, un passo diretto sul carico oltre che sulle nazionalità della nave, nonché il divieto per i mezzi di trasporto russi e bielorussi, quindi c'è anche un aspetto di fatto di transito via gomma che è concesso solo per alcune tipologie di merci più sensibili, come prodotti farmaceutici e non per molti altri. Ovviamente, pur ritenendo lo strumento delle sanzioni necessario al conseguimento della fine dell'aggressione russa, come richiesto anche dal Presidente Meloni al Presidente della Repubblica Mattarella, riteniamo necessario, con questo ordine del giorno lo ribadiamo, sterilizzare gli effetti negativi verso le aziende italiane con un piano di ristori sul modello adottato in occasione della Brexit. In particolare il provvedimento in esame reca interventi anche sulla transizione ecologica e anche su questo chiediamo innanzitutto con gli impegni, come primo impegno a garantire immediatezza e urgenza le forme di ristoro economico dei danni causati alle aziende dal blocco delle dogane alle navi commerciali, anche gasifere e petrolifere, e sull'aspetto di transizione ecologica la revisione delle norme di cui gli articoli 136 e 142 del decreto legislativo del 22 gennaio 2042 numero 42 al fine di garantire migliori e più efficienti interventi volti alla rigenerazione delle comunità energetiche, così da introdurre la previsione per cui il vincolo paesaggistico sull'immobile, che noi ovviamente difendiamo in quanto tutela del paesaggio in generale, nel particolare qualora le condizioni dei luoghi tutelati siano mutate e non sussistano più per l'area in cui è posto l'edificio oggetto dell'intervento, ci sia e sia possibile una deroga per l'intervento specifico e che in assenza di controlli, deduzioni, di controdeduzioni, si proceda per silenzio assenso. Cioè, concludo, favorire la transizione ecologica realmente dando la possibilità a edifici e a comunità, piccole comunità bioenergetiche, di avere la possibilità di realizzare una concreta transizione ecologica.